Grazie, grazie agli organizzatori per l'invito. Credo che questa riunione tra più specialisti sia quanto mai opportuna in questo momento della storia, perché il melanoma negli ultimi 5 anni, con le novità terapeutiche degli ultimi 5 anni, è diventato ormai definitivamente una patologia multidisciplinare. E cercherò di dimostrare in questa breve relazione come la collaborazione che ci può essere tra gli specialisti nella fase iniziale della diagnosi e della terapia del melanoma condizioni in maniera decisiva la prognosi e quindi la probabilità di sopravvivenza del paziente. Per cui non vi parlerò di tutta la terapia del melanoma, ovviamente, vi parlerò soltanto di quello che noi possiamo fare nella fase iniziale di diagnosi e di cura per cambiare in maniera decisiva la possibilità di sopravvivenza del paziente. Quindi vi parlerò di terapia adiuvante, cioè di trattamenti che noi possiamo somministrare al paziente non appena è stato operato da un melanoma, oppure di terapia neoadiuvante, cioè di trattamento che noi possiamo dare al paziente prima di essere operato, in modo da cambiare radicalmente la sua storia naturale futura. Per poter capire qual è l'impatto delle nostre cure sul paziente operato per melanoma, dobbiamo riferirci a quella che era la storia clinica prima dell'ingresso in pratica clinica degli attuali farmaci. Noi avevamo dei pazienti che potevamo suddividere in 4 stadi, ovviamente, una volta che il paziente era stato operato, con una sopravvivenza che cambiava progressivamente, peggiorava progressivamente, man mano che ci si spostava dallo stadio primo allo stadio quarto. Cioè, sopravvivevano in gran prevalenza i pazienti operati per un melanoma senza metastasi linfonodali e con buoni fattori prognostici del melanoma primitivo, cioè i pazienti in stadio primo. Avevano una sopravvivenza inferiore ovviamente ai pazienti in stadio secondo, cioè pazienti senza metastasi linfonodali, ma con fattori prognostici sfavorevoli sul melanoma primitivo, Breslow spesso oppure ulcerazione. Avevano infine una prognosi decisamente inferiore ai pazienti con malattia in stadio terzo, cioè tutti i pazienti che operati risultavano avere anche metastasi nel linfonodo sentinella o nei linfonodi successivamente asportati. Inutile dire che i pazienti in stadio quarto, cioè pazienti con una malattia metastatica, avevano una prognosi sfavorevole nella grande maggioranza dei casi. Però se noi andiamo a analizzare nel dettaglio, vediamo come è molto più complessa la storia rispetto a quanto non possa apparire, perché noi in realtà abbiamo pazienti in stadio secondo, vedete i pazienti in stadio secondo C, con una sopravvivenza a 5 anni, a 10 anni, decisamente inferiore rispetto ai pazienti in stadio terzo A. Quindi la presenza di coinvolgimento linfonodale, che sicuramente rappresenta un elemento prognostico sfavorevole, non è così esclusivo come fattore prognostico sfavorevole, per cui noi possiamo avere pazienti in stadio secondo e quindi senza metastatizzazione linfonodale, con una prognosi a 10 anni decisamente peggiore rispetto a pazienti che pure hanno delle metastasi linfonodali, ma hanno dei fattori prognostici meno sfavorevoli sul melanoma primitivo. Ecco che definire dal punto di vista istologico con estrema precisione sia i fattori prognostici del melanoma primitivo, sia le caratteristiche della metastatizzazione nel sentinella, cambia completamente il giudizio prognostico da riferire al paziente e cambia anche la nostra possibilità di intervenire dal punto di vista terapeutico. Cosa possiamo fare quando il paziente ha terminato l'iter chirurgico con il chirurgo plastico, quindi ha tolto completamente il melanoma primitivo, le sue eventuali metastasi ai linfonodi locoregionali e quindi un paziente libero da patologia, potenzialmente guarito, ma è un paziente che ha dei rischi più o meno alti di recidivare in futuro e quindi anche di morire di questa patologia. Fino a pochissimi anni fa, anzi fino a 10 mesi fa per la precisione, perché i farmaci moderni hanno raggiunto la rimborsabilità soltanto nel dicembre del 2019, noi avevamo come unico farmaco utile e approvato nella terapia adiuvante l'interferone. Cioè di fronte a un paziente operato per un melanoma ad alto rischio, noi potevamo proporre solo una terapia con 18-24 mesi di interferone. Per ottenere che cosa? Direi molto poco. Queste sono le curve di sopravvivenza che sono state tracciate sulla base delle meta-analisi. Vediamo che a 10 anni i pazienti con melanoma ad alto rischio operato non trattati con interferone avevano una sopravvivenza del 28% contro il 31% di coloro che venivano trattati. Cioè noi dovevamo sottoporre a 2 anni di terapia potenzialmente tossica questi pazienti per guadagnare appena un 3% di possibilità di sopravvivenza. Non è nulla, ma sicuramente un risultato estremamente insoddisfacente. E ripeto, fino a pochi mesi fa era l'unica cosa che noi potevamo fare. Poi la storia è cambiata, ed è cambiata, diciamo, all'improvviso. Nel 2015 viene pubblicato questo studio che storicamente rappresenterà una pietra miliare.
lo studio che ha confrontato un moderno immunoterapico, l'ipilimumab, contro la sola osservazione nei pazienti operati per melanoma ad alto rischio. E vediamo dalle curve di sopravvivenza come la sopravvivenza a 3 anni veniva spostata dal 34% al 46%. Quindi trattare per 1 anno con ipilimumab un paziente radicalmente operato per melanoma consentiva di aumentare non più del 3% ma dell'8% la possibilità di sopravvivenza. Ancora poco e soprattutto ancora insoddisfacente il rapporto rischio-beneficio, perché l'ipilimumab ad alte dosi, come era stato usato nello studio clinico, causava un elevato tasso di tossicità. Tant'è vero che in Europa questo farmaco non ha raggiunto l'approvazione, cosa che invece è stata ottenuta in America. Ma in realtà questo studio è stato rapidamente superato, perché poco dopo venivano pubblicati i risultati di un altro studio, il CheckMate, che confrontava un più moderno immunoterapico, che si chiama nivolumab, contro proprio quel primo immunoterapico, l'ipilimumab. E cosa faceva vedere questo studio? Vedete, i pazienti venivano randomizzati, circa 900 pazienti, a ricevere o nivolumab o ipilimumab, 2 immunoterapici entrambi. Lo studio faceva vedere che rispetto all'ipilimumab, che già aveva dimostrato di poter aumentare la sopravvivenza a 3 anni dell'8%, il nivolumab aumentava di un ulteriore 13% la possibilità di sopravvivenza a 36 mesi, a 3 anni. Quindi i pazienti operati per un melanoma in stadio terzo o quarto resecato, adesso vedremo che significa, trattati con un immunoterapico che comportava degli effetti collaterali molto minori rispetto a quello precedentemente studiato, riuscivano a ottenere complessivamente un beneficio del 20%, perché a questo 13% circa dobbiamo aggiungere il 7% circa di beneficio che già l'ipilimumab dava. Quindi sostanzialmente, trattando per 1 anno con questo moderno immunoterapico i pazienti, noi riusciamo a guarire, quindi a salvare dalla patologia metastatica, un 20% dei pazienti, 1 paziente su 5 di quelli che sono stati operati dai nostri chirurghi. Dal forest plot potete vedere che tutte le categorie dei pazienti, indipendentemente dalle caratteristiche prognostiche, ottenevano un beneficio significativo dalla somministrazione di questo nuovo, diciamo così, immunoterapico, un anti-PD-1, rispetto al vecchio, tra virgolette, immunoterapico, che era l'ipilimumab. È molto interessante vedere questa doppia curva di sopravvivenza. Nella curva superiore, in realtà una curva di progression free, nella curva superiore noi abbiamo i pazienti in stadio terzo, cioè i pazienti che erano stati operati per un melanoma, con metastasi ai linfonodi locoregionali, senza metastasi a distanza. Nel grafico sottostante noi invece vediamo raggruppati i pazienti, sono meno, con una malattia già metastatica all'esordio, ma radicalmente operata, cioè il paziente che si presenta con 1, 2, 3 metastasi alla cute, ai polmoni o in altri organi che possono essere raggiunti, sono pazienti che fino a qualche anno fa avremmo considerato probabilmente perduti. In realtà sono pazienti che, se vengono operati radicalmente dal chirurgo di competenza, ad esempio il chirurgo toracico nelle metastasi polmonari, possono ottenere sia con l'ipilimumab, ma soprattutto con il nivolumab, un significativo beneficio di sopravvivenza. Quindi noi salveremo una percentuale non indifferente anche di pazienti che abbiano esordito con una malattia metastatica a distanza. E questo è una novità assoluta in oncologia, e questo ci consente di dire che anche il paziente che abbia una malattia metastatica deve essere sottoposto all'attenzione del chirurgo, perché esiste un farmaco che ha l'approvazione nel paziente metastatico radicalmente operato per la terapia adiuvante. Contemporaneamente, anzi storicamente, anche qualche mese prima, un secondo immunoterapico del tutto analogo al nivolumab di cui abbiamo parlato prima, che si chiama pembrolizumab, veniva studiato in questi pazienti. Si tratta di pazienti in stadio terzo, quindi soltanto pazienti con malattia localizzata nel melanoma primitivo e nei linfonodi locoregionali. Una volta operati venivano randomizzati a ricevere o questo nuovo immunoterapico, il pembrolizumab, oppure il placebo, la sola osservazione, perché appunto non era al momento considerato l'ipilimumab un braccio di controllo adeguato, almeno in Europa. Ebbene, questo studio comporta gli stessi identici risultati. Il beneficio in sopravvivenza dei pazienti a 1 anno e mezzo circa è di circa il 20%, quindi i pazienti trattati con 1 anno di immunoterapia rispetto ai pazienti non trattati affatto hanno, dopo 18 mesi, una differenza in termini di guarigione pari al 18%. Eravamo curiosi di sapere anche a distanza di immunoterapia cosa potesse determinare, no? Si poteva pensare che magari il beneficio fosse soltanto iniziale e poi nel tempo si sarebbe disperso con
una comparsa di recidive tardive nei pazienti trattati rispetto ai pazienti non trattati, anche se questo non era logico perché l'immunoterapia agisce proprio sul lungo periodo, non sul breve periodo. Ed effettivamente questi sono i dati che sono stati pubblicati all'ESMO di qualche giorno fa, dove i pazienti in stadio terzo vengono suddivisi nelle tre categorie di stadio terzo A, terzo B e terzo C, e possiamo vedere come la differenza di sopravvivenza libera da progressione a 3 anni è pari al 15% nello stadio terzo A, al 19% nello stadio terzo C, al 22% terzo B, scusate, al 22% addirittura nello stadio terzo C. E il beneficio di sopravvivenza si verifica tanto nei pazienti BRAF white type, dove mediamente è del 15%, quanto nei pazienti BRAF mutati, dove mediamente è del 25%, perché il paziente parte con una prognosi lievemente peggiore, ma grazie all'immunoterapico raggiunge una prognosi esattamente uguale a quella dei pazienti con un BRAF white type. Cosa vuol dire? Tutte le categorie dello stadio terzo, dallo stadio terzo A allo stadio terzo B allo stadio terzo C, beneficiano, anche se ovviamente con un gradiente di beneficio, di una terapia adiuvante dopo l'intervento chirurgico. E qui c'è il primo link con l'anatomia patologica. In realtà in questo studio sono stati arruolati non tutti i pazienti in stadio terzo, ma tutti i pazienti con metastasi e linfonodi locoregionali di diametro di almeno 1 mm. Ecco perché la definizione precisa della metastasi linfonodale, del diametro della metastasi linfonodale, condiziona l'ingresso meno di un paziente in un protocollo terapeutico di questo tipo. Cioè, se io ho un paziente con una metastasi linfonodale di 0,9 mm che probabilmente beneficerebbe di questo trattamento immunoterapico, io non posso erogarglielo perché non rientra nei criteri di inclusione del farmaco. Se invece un paziente con una metastasi linfonodale di 1 mm, quindi di un decimo di millimetro in più rispetto all'altro, io posso cambiargli la prognosi in maniera significativa somministrandogli quel trattamento immunoterapico, pur trattandosi sempre di pazienti in stadio terzo A. E spero che il messaggio di questa relazione sia proprio questo, come anche un particolare che possa sembrare banale, che possa sembrare maniacale nella fase diagnostica, nella fase preterapeutica, possa condizionare in maniera decisiva le scelte che noi oncologi andremo a fare. Ma non c'è soltanto l'immunoterapia che possiamo offrire ai pazienti operati per un melanoma ad alto rischio. Sicuramente avete tutti sentito parlare appunto di mutazione del BRAF. Il BRAF è una molecola che entra in un meccanismo di traduzione del segnale tale per cui la cellula prolifera sotto stimolo di fattori di crescita esterni. Se il BRAF risulta mutato, cioè alterato rispetto alla sua conformazione costituzionale, la cellula prolifera in maniera disregolata, cioè prolifera in maniera anarchica indipendentemente dagli stimoli che ne derivano. Ebbene, perché serve sapere se un melanoma è BRAF mutato piuttosto che no? Perché esistono dei trattamenti, target cosiddetti, che sono utili, estremamente utili, soltanto nei pazienti che recano la mutazione del BRAF e sarebbero invece del tutto inutili nei pazienti con un BRAF non mutato. Terzo studio di terapia adiuvante. Pazienti sempre in stadio terzo e sempre con metastasi linfonodale di almeno 1 mm, operati radicalmente dal chirurgo plastico, se BRAF mutati, cioè se recanti quella mutazione attivante la proliferazione cellulare, potrebbero trarre beneficio da una terapia farmacologica per bocca che prevede l'associazione di questi due farmaci che si chiamano dabrafenib, che è un anti-BRAF, e trametinib, che è un anti-MEC. In questo studio chiamato COMBI AD vengono appunto confrontati pazienti trattati per un anno con questa nuova terapia target e pazienti invece trattati con placebo, cioè sottoposti a sola osservazione. Anche qui la differenza in termini di sopravvivenza libera da patologia è scioccante. Abbiamo circa un 20% di guadagno nei pazienti che eseguono un anno di trattamento con dabrafenib e trametinib rispetto a pazienti soltanto osservati. Secondo messaggio, definire nei pazienti in stadio terzo lo stato del BRAF è decisivo per poter scegliere se il paziente può o meno fare questo trattamento che, confrontato a distanza, anche se non è corretto dal punto di vista metodologico, ma confrontato a distanza con l'immunoterapia, sortisce sostanzialmente gli stessi effetti di un anno di immunoterapia. Quindi nel paziente con melanoma in stadio terzo, BRAF mutato, posso offrire due opzioni terapeutiche, o un anno di immunoterapia o un anno di terapia target, che ovviamente hanno pregi e difetti entrambi, che io discuterò con il paziente e con il paziente sceglierò quale delle due applicare. Questa è la pubblicazione storica anch'essa che ci consegna la prima terapia target come terapia adiuvante in un melanoma in stadio terzo.
Ora, noi abbiamo parlato dello stadio terzo, dello stadio quarto resecato, cioè del paziente con malattia in stadio metastatico, ma che si è stato bonificato delle metastasi dal chirurgo. E che cosa ne è dei pazienti in stadio primo e stadio secondo? Ebbene, riprendiamo le curve di sopravvivenza iniziali. I pazienti in stadio primo sono pazienti che hanno una prognosi eccellente, hanno una sopravvivenza a 10 anni elevatissima, nel caso dello stadio primo A ben superiore al 90%. Questi pazienti non necessitano di un trattamento, perché probabilmente il beneficio ulteriore che ne trarrebbero sarebbe veramente minimo. Viceversa, i pazienti in stadio secondo rappresentano un gruppo molto eterogeneo di pazienti, con prognosi soddisfacente nel caso del melanoma in stadio secondo A e con prognosi francamente insoddisfacente nel melanoma in stadio secondo C. Ebbene, cosa possiamo offrire noi al paziente con melanoma in stadio secondo C? Cioè senza metastasi ai linfonodi locoregionali, ma con fattori prognostici sul melanoma primitivo sfavorevoli, Breslow molto elevato, ulcerazione. Ebbene, in questi pazienti noi oggi non possiamo offrire nient'altro rispetto a quello che offrivamo qualche anno fa, cioè l'interferone. Ed oggi l'unico farmaco approvato per lo stadio secondo. Ma abbiamo detto prima che il beneficio che daremmo a questi pazienti è di appena il 3% a 10 anni, contro il 20% di beneficio circa che diamo ai pazienti in stadio terzo. Per cui ci troviamo di fronte a un paradosso. Abbiamo i pazienti in stadio terzo che hanno una prognosi complessivamente peggiore rispetto ai pazienti in stadio secondo, ma che possono soffrire di trattamenti che aumentano notevolmente le loro chance di guarigione. E viceversa abbiamo pazienti in stadio secondo con una prognosi non soddisfacente in partenza e per i quali possiamo fare molto poco. O meglio, il nostro sforzo deve andare in questa direzione, cioè i pazienti in stadio secondo ad alto rischio dovrebbero tutti essere valutati per trial clinici che valutino l'efficacia dei nuovi farmaci anche nello stadio secondo. Proprio poche settimane fa è stato chiuso l'arruolamento di un trial per i pazienti in stadio secondo B e secondo C con uno degli immunoterapici che abbiamo citato e anche il vicino centro di Bari ha arruolato. Infine parliamo di terapia neoadiuvante. Io adesso vorrei fare quasi una domanda provocatoria per capire quanto in realtà queste nuove terapie hanno modificato anche il paradigma psicologico nei confronti della patologia. Se io chiedessi cosa viene istintivo fare in un paziente che si presenti per la prima volta con un melanoma cutaneo esteso e con metastasi linfonodali voluminose clinicamente palpabili, probabilmente una parte di noi potrebbe pensare che la cosa migliore è correre quanto prima da un chirurgo, eliminare sia il melanoma sia le metastasi linfonodali ed avere indietro il paziente privo di patologia domani mattina. Sicuramente la tentazione è più che giustificabile. In realtà un importante studio clinico di fase seconda ha dimostrato come questo paradigma vada letteralmente capovolto. Lo studio è il seguente, cerco di renderlo più accessibile rispetto a questa slide. Pazienti con malattia BRAF mutata, parliamo soltanto di loro, che si presentino alla diagnosi con voluminosi linfonodi palpabili, ad esempio in ascella per un melanoma dell'arto superiore o in inguine nel caso di un melanoma dell'arto inferiore, questi pazienti sono stati randomizzati in questo studio a due tipi di trattamento. Metà di loro sono stati direttamente operati dal chirurgo, resi liberi da patologia e quindi trattati in adiuvante con terapie target. L'altra metà, invece, è stata avviata una tattica più attendista, è stata fatta una biopsia dei linfonodi, è stato valutato lo stato mutazionale del BRAF e se il BRAF è risultato mutato sono stati prima trattati farmacologicamente per sole 8 settimane con la terapia target, quindi sono stati operati sia sul melanoma primitivo sia sui linfonodi locoregionali e infine trattati ancora con terapia adiuvante, cioè con terapia farmacologica in assenza di patologia fino a completare un anno di trattamento. I risultati ad interim che furono pubblicati ci hanno fatto saltare sulle sedie, tant'è vero che questo studio è stato interrotto precocemente per motivi etici, perché la differenza tra i due bracci di trattamento era talmente marcata da essere inaccettabile la prosecuzione del trattamento. Guardate un po', diapositiva a sinistra, noi abbiamo in blu la prognosi dei pazienti trattati con 8 settimane di terapia farmacologica, poi intervento chirurgico, poi ancora terapia farmacologica. La curva rossa è la curva di sopravvivenza dei pazienti trattati chirurgicamente d'amblè e quindi con terapia farmacologica. La prognosi è completamente diversa, con una sopravvivenza a 20 mesi di circa la metà dei pazienti che erano stati trattati prima con terapia farmacologica e con sopravvivenza zero a 6 mesi per i pazienti operati d'amblè.
Altro messaggio importante, discutiamo sempre i pazienti in melanoma unit, in multidisciplinare, perché la tentazione ad operare subito potrebbe essere un'arma a doppio taglio, anzi un boomerang, perché potrebbe condizionare in maniera irreversibile la prognosi negativamente. Se noi ci spostiamo un attimo sulla destra, vedremo che questa verità è ancora più sconvolgente. La curva a sinistra, la curva rossa, rappresenta sempre i pazienti trattati direttamente con intervento chirurgico, abbiamo detto che la loro prognosi è sfavorevolissima. Mentre le due curve successive, quella blu e quella verde, che in realtà non è una curva ma è un asse orizzontale, rappresentano i pazienti trattati con terapia farmacologica in prima istanza e suddivisi sulla base della raggiunta risposta patologica completa o della non raggiunta risposta patologica completa. Cioè i pazienti della curva verde sono coloro che trattati farmacologicamente hanno ottenuto la remissione completa della patologia melanoma. I pazienti nella curva blu sono i pazienti che, trattati con terapia farmacologica prima dell'intervento, hanno risposto ma non completamente. Anche questi pazienti traggono beneficio perché la loro curva si dissocia completamente dalla curva dei pazienti operati in prima istanza, ma la curva di sopravvivenza dei pazienti che hanno raggiunto la risposta patologica completa con la terapia preoperatoria è un asse orizzontale, cioè il 100% dei pazienti trattati farmacologicamente e che abbiano ottenuto una risposta patologica completa erano vivi a 2 anni. Conclusione, se noi abbiamo un paziente con una malattia Balchi linfonodale BRAF mutata, dobbiamo andare verso una terapia farmacologica preoperatoria. In realtà questo non è proprio possibile farlo oggi perché ancora non c'è l'approvazione, ma sicuramente questo nel futuro condizionerà moltissimo le nostre discussioni multidisciplinari e le nostre scelte terapeutiche da oncologi. Concludo questa prima parte e poi solamente un accenno sul discorso linfoadenectomia invece del chirurgo. Cosa possiamo fare noi quando ci riuniamo settimanalmente in Melanoma Unit per cambiare la prognosi del paziente? Possiamo fare tanto. È sufficiente stadiare correttamente il paziente, cioè descrivere fino al decimo di millimetro le caratteristiche del tumore primitivo e delle metastasi linfonodali, perché da quello dipende la possibilità o meno di trattare un paziente dopo e quindi di cambiargli la prognosi. Dobbiamo caratterizzare la patologia dal punto di vista biomolecolare, attualmente BRAF. Se la patologia è in stadio terzo, cioè sta coinvolto linfonodi, perché possiamo offrire delle scelte terapeutiche in più al paziente se è un paziente BRAF mutato. Scusate. C'è qualcosa che salta, quindi passo al ringraziamento finale.